Ciao a tutti, visto che non ho purtroppo auto da provare in questo periodo, allora mi cimento anch'io con il commento ai dati sulle vendite delle auto nell'anno 2022 e facciamo poi anche un piccolo confronto con l'anno precedente. Regina del mercato resta la Panda e una cosa che si nota è che a essere in difficoltà sono i modelli in mezzo, quelli di standard medio, diciamo. Intanto vediamo i dati, diciamo, globali. A dicembre quasi 105.000 immatricolazioni, che vuol dire il 21% in più di registrazioni di veicoli nuovi rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il problema è che rispetto ai 12 mesi completi c'è stato una decisa diminuzione. In totale nel 2022 le immatricolazioni sono state 1.316.702, vale a dire il 9,7% in meno di quanto successo nel 2021. In questa top 50, diamo un'occhiata a dicembre 22, mi sembrano curiose le posizioni 17 e 18. DR 1.400 immatricolazioni, Mercedes GLA 1.312, quasi appagliati due modelli che hanno caratteristiche e prezzi completamente diversi. Guardando invece la colonna di destra, quella relativa all'intero anno, vediamo come i modelli comunque più venduti sono di grandi case, ma questo non è bastato, lo vedremo più avanti, a fare in modo che queste non perdessero quote di mercato. Mentre vanno bene Panda, ad esempio, e altri piccole city car, e vanno anche bene le auto piuttosto costose, le auto in mezzo, diciamo nella fascia media del mercato, hanno perso parecchi punti percentuali. Come vedete, Fiat, che continua a detenere comunque una grande quota di mercato, perché qui abbiamo l'ordine delle case in base alla quota di mercato e Fiat resta prima in Italia, ha comunque perso veramente tante immatricolazioni, il 20% rispetto al 2021. È vero che dicembre è stato un mese di recupero, il terzo consecutivo, potrebbe andare avanti così, secondo le prime proiezioni, anche l'anno prossimo, anzi quest'anno, 2023. Fiat meno 20%, comunque leggiamo i valori insieme, Volkswagen meno 16,8%, Toyota controtendenza più 8,6%, per trovare un'altra controtendenza dobbiamo scendere fino a Dacia più 9,2%. Anche in questa pagina abbiamo quasi tutti i valori negativi, a parte quello di DR. Più 192,8%. È un risultato sicuramente straordinario. A livello di numeri comincia anche a essere importante perché è passata da consegnare 8.362 vetture nel 2021 a 24.480, che sono più di quelle consegnate ad esempio dalla Suzuki, che ha perso il 45,2% in un anno. In questo caso numeri ancora bassi, però sicuramente con trend positivo di Alfa Romeo più 27,4%. Forse la nuova gestione, diciamo, della casa del Biscione comincia a rendere. Seat ha perso tantissimo, Cupra anche qui numeri bassi, però trend più 81,3%. Anche Honda più 17%, anche Porsche più 18,8%, così come DS. Marchi, soprattutto Porsche, ovviamente costosi, auto di alto livello che comunque vedete hanno sicuramente venduto bene nel corso del 2022. Curioso anche l'andamento del trend per alimentazione. L'unica alimentazione che ha visto aumentare l'immatricolazione è quella full hybrid. Probabilmente perché chi vuole fare una certa transizione ancora non si fida completamente dell'elettrico, tant'è che l'elettrico stesso è andato giù abbastanza parecchio, meno 27%, e vuole però avere, come dire, un'auto con una doppia anima, anche con un'anima un po' verde, quindi mantiene il benzina e poi si affida alla full hybrid.
Vi ricordo che Terzo Garage è partner di autoit.it, il nuovo portale di compravendita auto nuove usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. Ci sarebbero ancora tanti numeri da analizzare, ma il video diventerebbe veramente lungo e temo noioso. Quindi vi saluto, vi ringrazio, spero vi sia piaciuto, è stata un'analisi così pur parlé. Buoni chilometri a tutti, buon anno, ci vediamo al prossimo video. Ciao!